quasi platino, ci ho dato un po' di altro. Un grande repertorio. Vicino a voi e vi promettono dei soldi per il vostro voto o vi promettono magari, non so, la ricarica del telefonino, quindi mi raccomando, il voto è una cosa importante. Chi merita, chi studia, chi va bene a scuola, trova un lavoro perché si scatta per il primo nome. E vi capisco che io ho deciso appunto di affiancarmi a Rosario Fiorentino perché Rosario Fiorentino è una persona che conosce la gente di Sorrento, una persona che sta sempre con la gente di Sorrento, una nuova società, le cui fondamenti siano appunto i giovani. Possiamo dire che Rosario Fiorentino non è una persona che fa solo chiacchiere, è una persona che fa i fatti, che è vicino alla gente sempre, 365 giorni all'anno, e non solo perché adesso vuole i voti. Come fanno tutti? Vari progetti con le informazioni, uno ce l'ho qui, ed è questo CD qui che è l'ultimo progetto che abbiamo fatto. Con lui ho collaborato all'assessorato alle politiche giovanili, alla cultura e all'ambiente. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato l'opportunità ai ragazzi di dare occasioni di lavoro, io per primo ne ho avute e ho acquisito delle conoscenze che potrò spendere nel mondo del lavoro. Che più mi è arrivato è la sua disponibilità. E questa è una cosa che nessuno gli può negare. Disponibilità dalla mattina alla sera. E a volte, insomma, anche di mattino presto. Io mi sono candidato perché vogliamo ottenere un consigliere comunale all'interno dell'amministrazione comunale. Io lo introduco brevemente e poi lascio la parola a Nando Fruscio, che è uno dei DJ che suona da anni qui in penisola e farà un'analisi su quello che è accaduto nel corso di questi anni. Uno dei progetti importanti che il sindaco, auspichiamo sindaco Rosario Fiorentino, ha nel cassetto è quello di Sorrento 24 ore, ovvero far di questa città una città che è viva per 24 ore al giorno, non soltanto quando cala la notte, quindi diventi un coprifuoco. Se voi vi rendete conto di quello che accade oggi a Sorrento, a partire dalle 20:21 non c'è più nessuno per strada, i bar sono chiusi, i negozi ovviamente sono chiusi e i pochi temerari che hanno il coraggio di uscire perché magari a casa effettivamente sono stanchi di stare oppure sono stati una giornata intera in ufficio, non sanno dove andare, non sanno cosa. Alcuni albergatori ai quali magari dava fastidio che in giro si potesse fare musica, e non credo sia logico che una città come Sorrento, ovvero un posto turistico dove auspicavano venire qui da tutto il mondo anche i giovani, veda delle ordinanze che impongono la chiusura della musica non oltre le 23:30. Credo sia assurdo. Qui si parla di 4 mesi estivi e credo che bisogna dare la possibilità a chi ha una struttura ricettiva di fare musica non dico fino a tardissimo, però almeno fino all'1:30, credo si possa fare un piccolo sacrificio da parte di tutti. E poi oltre a questo anche dare la possibilità, magari organizzando delle notti bianche, anche allungare gli orari per i negozi. Quando Rosario mi ha contattato per entrare a far parte di questa lista, io mi sono sempre ricordato di lui che qualsiasi cosa che ci chiediamo è stato con il By Night. Questo deve essere chiaro, questo segnale, è stato sempre l'unico dell'amministrazione vicino al By Night. Altri hanno fatto delle ordinanze
ex assessore all'ambiente, per non dire i nomi, che vincolavano dalle 0 alle 24, diciamo, tutti i locali notturni del centro storico. Mo mi dovete dire a me, cioè il turista quando viene qua e trova tutti i locali chiusi nel centro storico, penso che sia una cosa bella per Sorrento. Rosario abbiamo organizzato con lui, quando hanno vinto i mondiali in piazza, la festa in piazza, ha detto sempre di sì, qualsiasi cosa. Io perciò dico che Rosario è il sindaco dei ragazzi, delle persone anziane, il sindaco di un amico, una persona. Io sabato scorso sono stato con lui a Fano, sembrava un ragazzino prestando lui, perché è così, Rosario non c'ha quella veste di istituzione, semmai gli altri amministratori non hanno mai visto le discoteche, e io l'apprezzo, non è perché sono in discoteca, però è uno che può andare dappertutto, è sempre disponibile, dice sempre sì, e questo io lo darei occhi chiusi fuori da lui. Dovete pure immaginare che ci stanno gli altri nostri avversari, per non fare nomi, che non credono nel Benight, dicono che non fa molta aggregazione, perché non, secondo il loro punto di vista, non coinvolge l'elettorato, invece non è vero, perché stanno tutti quanti qua. Io mi candido alla regione con l'UDC, e ironia della sorte, invece di essere sostenuto dal mio partito, sono sostenuto da Rosario Fiorentino. Rosario Fiorentino è una persona unica nel suo genere. Io sono candidato con lui perché ci lega un'amicizia che ormai sono anni, prima che venisse a vivere qui a Sorrento. Lui è una delle persone che deve rappresentarci. La della notte è stato un problema endemico che la nostra città ha dovuto patire. È un problema endemico soprattutto per la mancanza di strutture ricettive e soprattutto di servizi offerti a tutti i giovani. Finalmente non avremo più un maleficio notturno, ma un beneficio, grazie a questo galantuomo e uomo costumato. Grazie Rosario Fiorentino. Quando negli incontri pubblici parlo dell'onda lunga che accompagnerà la mia campagna elettorale, quest'onda lunga che travolgerà Sorrento, siete voi. Bravo. Sono i giovani, la loro speranza del domani migliore, la luce che si accende quando tutto è buio, i giovani, i nostri ragazzi, sì, quelli che vanno all'università la mattina presto, e studiano sui libri, vanno a mensa e poi tornano a sera tardi a casa, quelli che vanno al lavoro, nei lavori più umili a quelli più impegnati, i nostri ragazzi, i talenti, i migliori, che qui sono spesso mortificati. Noi non solo gli daremo voce, ma li faremo essere i protagonisti del loro presente e di quello che è il futuro di questa comunità. È solo grazie a voi se oggi noi porteremo Peppino Cuomo prima al ballottaggio e poi dopo all'opposizione. Bravo! Grazie! Bravo! Bravo!